Buonasera, siamo ai corsi dell'Agitronic Robotics di Padova, sono l'ingegner Marco Gottardo. Oggi abbiamo realizzato una pala eolica in grado di autorientarsi seguendo la direzione del vento segnalata da una banderuola connessa a un encoder incrementale e contemporaneamente a rilevare la frequenza di rotazione della girante tramite un secondo encoder. Ecco, In dici. questo progetto abbiamo realizzato appunto quello che è la parte software di un impianto che potrebbe essere quello di un impianto eolico vero e proprio. Qui abbiamo il programma che include due encoder, uno che abbiamo utilizzato per misurare la frequenza, quindi l'abbiamo impostato come frequenzimetro, e il secondo che ci servirà per misurare appunto i gradi di rotazione della pala eolica Della navetta, della navetta. una navicella. E in questo programma, come potete vedere, abbiamo i gradi e potenza, tensione, corrente e frequenza nel touch. E girando quello che è il nostro encoder, andiamo a aumentare i gradi che faranno vedere la variazione. Angolare della pala in modo che si Esatto. orienta nella direzione del vento, quindi questa è la banderuola. Che può ovviamente girare in un verso oppure nel verso opposto. Quindi questa è una lista grafica, graphic list, sviluppata nel lato WinCC. E c'è mai. E eccolo qui, andiamo lista grafica, vediamo che sono state realizzate le pale nelle varie posizioni. Eccole qua, navetta nelle varie posizioni. Ecco, poi nel programma lato step 7 abbiamo caricato i vari normalizzatori, gli high speed counter, che qui sono due su canali distinti, il primo appunto per la banderuola, il secondo in modalità frequenzimetro per la regolazione della velocità della girante e del rotore di conseguenza e quindi della frequenza generata dalla pala eolica. Bene, queste nozioni sono contenute nel libro Professional PLC Programming, edizione 2019, che segue il libro di testo Advanced PLC Programming, sempre disponibile su Amazon. Questa è una panoramica dei materiali che abbiamo a disposizione nel laboratorio, che è, come vedete, ben fornito. Abbiamo molti PLC e siamo pronti a accogliere qualsiasi studente che voglia seguire i corsi anche in modalità intensiva. Abbiamo qui l'ingegner Dante Teano che ci ha raggiunto dalla Danimarca, Copenaghen. Ciao. Salve. Ecco, arrivederci al prossimo video. È stato caricato su www.gtronic.it assieme ai sorgenti aperti e alle liste grafiche.